Giancarlo Cavaliere, mister della Rivarolese, una nuova avventura, quali sono gli obiettivi che ti sei posto e che si pone la società per la prossima stagione in promozione? Allora, gli obiettivi sono assolutamente palesi, la società mi ha chiamato per poter far sì che questa squadra possa ambire a obiettivi importanti, è inutile nascondersi, abbiamo fatto una squadra, composto una squadra di giocatori importantissimi e abbiamo tenuto anche i giocatori che c'erano lo scorso anno, quasi tutti, quindi è un bel mix di giocatori forti, tecnici, che devono credere in quello che crede la società, cioè quello di poter riuscire a salire. La società non mi ha messo tanta pressione, non mi ha chiesto di arrivare primo, però io voglio arrivare, voglio provarci e lo dico senza alcuna presunzione, ci mancherebbe, con tutta l'umiltà del caso, e so di far parte di una società importante che merita sicuramente di piazze molto importanti. Con tutto rispetto per la promozione, però l'ambizione è quella di salire. Mister, dall'alto della tua esperienza, tu hai giocato da professionista, hai vissuto stagioni importanti, quanto di questa esperienza che hai maturato negli anni porterai a Rivarolo e regalerai e darai ai ragazzi della Rivarolese? Quello che posso portare qui sicuramente la mia serietà e l'impegno massimo che metterò e ho messo sempre in tutte le società dove sono stato. So di far parte di una società molto seria e di questo ne sono orgoglioso, sono molto felice di essere qui a Rivarolo per avere questa possibilità, per poter allenare giocatori importanti. E il mio credo cos'è? La semplicità. I giocatori qui sono bravi, tecnicamente sono tutti bravi, ma la tecnica non basta. Per fare qualcosa di importante credo che sia necessario abbinare alla tecnica anche la cattiveria, quella cattiveria calcistica, altrimenti non si va da nessuna parte. Mister, quanto è importante anche il settore giovanile e i giovani, perché la Rivarolese in questi anni ha investito tantissimo sulla propria linea verde con tanti ragazzi che sono passati dalle giovanili alla prima squadra. Quanto anche la tua esperienza e quello che potrai dare loro servirà a far maturare questi ragazzi in vista del futuro? Allora, io credo tantissimo nei giovani. Tant'è vero che la mia squadra è composta da nomi importanti, però questi nomi importanti devono sempre dimostrare in campo, perché se poi c'è un giovane bravo lo faccio giocare, io sono fatto così, non guardo la carta d'identità. Devo dire che qui a Rivarolo ho trovato dei giovani molto interessanti, non ti nascondo che già sono andato a vedere 2005-2006 una partita, una finale a Caselle, abbiamo fatto anche un'altra partitella in casa tra il 2003-2004-2005, adesso non ricordo bene le date, però ne ho visti tanti, e tant'è vero che tra tutti questi ragazzi giovani uno lo porteremo in ritiro e poi in seguito durante l'anno guarderò un po' di allenamenti e partite di questi giocatori giovani, perché comunque sono il serbatoio di una società e sono sicuramente fondamentali per una società. Juan Carlos Sturace, presidente onorario della Rivarolese, una nuova stagione si sta aprendo dopo un campionato molto positivo dove siete giunti ai playoff. Avete investito su un allenatore importante come Giancarlo Cavaliere. Quali sono gli obiettivi della società? Gli obiettivi sono i soliti che negli ultimi anni cerchiamo di ottenere, che sono fare un campionato dignitoso, arrivare ai playoff, e questo è quello che ci proponiamo. Da lì in poi quello che viene viene, come già è stato in passato, tramite i playoff siamo arrivati in eccellenza e prima o poi credo che arriverà l'anno buono di tornare in eccellenza. In questi anni la Rivarolese ha investito tanto e bene, ma soprattutto ha investito sul settore giovanile e l'inserimento di giovani nella prima squadra. Quanto questa linea è importante per voi e quanto i ragazzi che stanno crescendo nella Rivarolese saranno importanti nel futuro della società e della vostra prima squadra? Sì, è così, crediamo nei giovani, la politica è stata sempre quella, cercare di portare i giocatori di Rivarolo in prima squadra. A volte ci riesce un po' di più, a volte un po' di meno,
però l'obiettivo è quello. Sicuramente la Rivarolese in promozione è una squadra di alto livello, ma credo che il sogno, anche se il mister Giancarlo Cavaliere ha precisato che voi come società non gli state mettendo pressione, sicuramente il sogno di tornare in eccellenza e di rigiocare in quel campionato sia fattibile e sia nelle, diciamo così, nei vostri sogni, nei vostri traguardi. Sì, sì, corretto, il mister ha detto bene, perché noi sappiamo che è difficile e con uno sforzo economico come quello che noi riusciamo a dare. E la squadra certamente è una squadra per fare i playoff, almeno ottenere quello, e poi si vedrà. Certo che arrivare in eccellenza ci piacerebbe a tutti, al mister, ai giocatori, ai dirigenti, a tutti.